da Nazionale Salotti. I tuoi sogni si arredano. Vieni a trovarci nel nuovo showroom in Via Lecce, chilometro 3, a Campi Salentina. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me. Bene, eccoci qua, siamo ritornati. Salve a tutti e benvenuti nel nostro salotto, nel nostro a tu per tu, sulla nostra meravigliosa Telerama, dal Salento in Puglia e Basilicata. Per voi, naturalmente, un'altra chiacchierata, un altro ospite che conosceremo meglio questa sera e conosceremo meglio quelle che sono le cose della sua vita, no? Da quando era bambino agli studi, alla professione, alla famiglia e tutto quanto. Conosceremo meglio un imprenditore che vi presento subito, a questo bel giovanotto che si chiama Christian, giusto? Christian, sì, Lupo. Lupo. Sembra il nome e il cognome di un attore, no? Magari. Cioè, il film, no? Robert De Niro, Al Pacino e Christian Lupo. Questi italo-americani. Benvenuto, Chris. Grazie. Come stai? Grazie dell'opportunità. Come stai? Sto bene, grazie a Dio, bene. È andato anche le feste, ci hanno fatto prendere qualche chilo come al solito. Vabbè, dai, questa è una cosa di tutti, no? Cioè, sì. Cioè, durante il Natale si mangia. Si mangia. Ma vuoi rinunciare a una fetta di panettone? Come puoi, è impossibile. O di pandoro? È impossibile. Un pezzetto di torrone buono con queste belle cioccolata. Cioccolata fondente al latte, bianca, nera, come te pare. Fa male. Un pezzetto di qua, un pezzetto di me, ma dai, ma un pezzettino. È vero, tanti chili, tanti. Dipende da quanti pezzetti assaggiamo, no? Vabbè, ma comunque, soprattutto quante volte li assaggi. Esatto, comunque è andata bene. Sì, è andato benissimo. Famiglia? Tutto bene, anzi, quest'anno a maggior ragione è aumentato anche lo spirito natalizio. Perché? Perché noi molto spesso quando addobbiamo l'abitazione è un po' il pianerottolo. Quest'anno ci siamo proprio, il pianerottolo era addobbato ma proprio alla grande. Il pianerottolo? Sì. Bello. Al di fuori della nostra abitazione, prima fuori e poi dentro. Ma da una villa abiti? Dove abiti? Cioè, no, abito in zona Mazzini, è praticamente un condominio come tanti. Però ci piace addobbare anche il pianerottolo, quindi quando si apre l'ascensore la gente si ritrova, sembra di stare a casa di Babbo Natale già prima di entrare a casa mia. Bello. Tanto che nel palazzo, da qualche anno Babbo a questa parte, salgono su per vedere come abbiamo addobbato il pianerotto. Ma tu dici, non tutto il palazzo, l'ingresso del palazzo, no, il pianerottolo tuo. Oh, il pianerottolo dove siamo noi è un'altra abitazione, sì. Che ti aiuta, diciamo, questa, cioè, lo fate insieme? No. Facciamo, solo tu? Sì, perché chi ci sta di fronte sono persone molto anziane. E lì per noi è come se fossero facenti parte della famiglia. Un po' come si faceva una volta per buon vicinato. Quindi crei quel rapporto molto bello. Ammetto che la signora vi fa le torte, vi fa la verdurina particolare, ogni tanto, sì. Cristian, vieni, assaggia questo. La cosa più bella quando ti scambi gli auguri, quando arriva appunto la parte della festa, quando quel rispetto, no? E che un po' si è perso purtroppo nei giovani di oggi. E per noi invece è una cosa radicata ed è bello portarla avanti. È bellissimo. Avanti. Poi forse questi signori vedono la vostra famiglia, tu e tua moglie, come dei figli, no? Sì, come e quindi no. Vi trattano proprio come se fosse... Come no. È bellissimo. Posso garantire che forse, ecco, quelli sono i regali più belli. Quando certo. Guarda, Cristian, questi sono doni che noi riceviamo, perché evidentemente abitare di fronte a due persone anziane danno anche un senso di protezione, no? Oltre che di amore, di affetto, no? Assolutamente sì. Peraltro sono persone anche di un certo ceto sociale, nella vita hanno fatto tanto e sono persone proprio che ci parli in maniera tranquilla, non montati, come devo dire, cioè persone proprio davvero umili, semplici. Però basta pensare che la signora è una baronessa, per dire, ah, beh.
Stiamo parlando di gente, ripeto, persone di un certo ceto sociale, eppure se ci parli come se stessi parlando davvero come una, con una nonna, con una mamma, come devo dire, bellissimo. Beh, pure che baronessa, sempre nonna è, però. Sì, sì, è... però non è scontato che magari mantieni un certo atteggiamento umile. Beh, sì, tranquillo. Magari uno, beh, io sono bavonessa, è no? Chiaro. Invece questi signori sono fantastici. Buongiorno Christian, no? con distacco, invece no. Assolutamente, no, no, no. Abbracci e baci come se sono davvero, se fossero delle persone proprio Christian, familiari. Oh, vuol dire che ve lo meritate. Grazie, grazie. Vuol dire che ve lo meritate, perché tu sei una brava persona, la faccia bella, pulita, che c'ha più di 40 anni, ne dimostri 12. Magari. Tua moglie pure, come si chiama la signora? Veronica. Veronica, Veronica pure sarà una brava ragazza, quindi sì, ve lo meritate, dai. Sì, assolutamente. Vabbè, più brava lei, più brava lei. Più brava Veronica? Sì, più brava lei, dai. Ma perché dovete dire sempre così? Noi non le donne... Perché? No, siamo più bravi noi allora. Ma che ne so, cioè, sicuro che è più brava lei, ma in che cosa? Ma no, no, dai, siamo più bravi tutti e due. Ma bravi tutti e due, giusto, no? Scommetto che ti sopporta, è vero, no? Ci sopportiamo. Ah, viso, ah... Finalmente. Beh sì, diciamocela. Sì, perché noi generalmente i maschietti dicono sì, mia moglie è una santa perché mi sopporta. Ma, che, ma pure te la sopporti. Pregi e difetti tutti ce li abbiamo. Ma certo, certo. Vabbè, insomma, oh, noi abbiamo il pianerottolo pieno di luci, di palle, palline. E mo non le smonto più, rimangono là. Ma che dici? Fino al prossimo anno le dovete... È normale, le lascio là. Ci mancherebbe. Allora, Christian, il nostro Christian è un imprenditore. È un imprenditore, ha un'agenzia immobiliare. Fa un sacco di cose, vende case. Sì. Appartamenti, case, ville, masserie, sì. Tutto quello che vi serve, cioè, lui, è colpa sua, lo fa lui. Però noi, a parte questo, a noi ci interessa Christian, che sì. È di Lecce. Lecce, ah. Lecce, Lecce, Lecce. Poi abita a Piazza Mazzini. Sì. Quindi c'è più Lecce di così. Lecce. Bello. E che proprio Lecce. Raccontaci un po' la tua storia, Christian. Tu come sei nato? Come tutti noi va bene, ma poi che hai fatto? Come sei nato è bella come domanda. Grazie. Questo è proprio bello. Questo non te lo... Però non te la so... Non ti so dare una spiegazione. Nel senso, che scuola hai fatto? Come eri da bambino? Allora. Eri vispo? Eri monellino? Che cosa hai studiato? Dove hai studiato? Perché allora, poi hai cominciato a pensare di poter fare questo mestiere? Se era una cosa che ti piaceva già da adolescente? Sì, allora, intanto sono nato negli anni, forse tra quelli più belli, penso, anni 80. Pensa, poi avevo già 40 anni nell'anno 80. Mamma mia, ma non è vero, mica sei così vecchio. Dai, ma stai, ma... A parte che vecchio non si dice più. Sei una persona matura. Ma non penso che avevi 40 anni già negli anni 80, anche perché ti mantieni giovane molto anche te. Sembro. Quindi, allora, nasco negli anni 80 e naturalmente la mia famiglia è una famiglia tranquillissima, super umile. Mio papà era un idraulico, purtroppo oggi non c'è più, da qualche anno l'abbiamo perso. E mamma la casalinga, quindi portava la classica mamma che portava avanti la famiglia sostanzialmente. E quando all'inizio, i primi anni, quando ero piccolino, sostanzialmente io ero molto portato per il disegno. Ma io pure. Ritratti, cioè, facevo ritratti a tutti. Bello. Facevo ritratti perché un po' in famiglia c'è un po' la vena artistica. Con mio zio, il fratello di papà mio, che appunto è anche un insegnante universitario in questo senso. E poi ho avuto in famiglia anche chi scriveva poesie, il grande Don Franco Lupo. Mito. Anche lui è un mito. Ma davvero. Zio tuo? Sì, è uno zio indiretto, perché è diretto di papà mio. Mm-hmm. E quindi sostanzialmente anche lì, ben artistica, più dello zio. Ha scritto un sacco di poesie anche in dialetto leccese. Certo. È stato veramente un punto di riferimento in Ma famiglia. Ma tu, oltre a disegnare, scrivevi anche poesie o no? Anche, sì. Scrive, però piccoli versetti. Cioè, ecco, c'è questa... Dimmene pena... uno, dai, forza, uno. Un versetto? Un versetto, di quelli che scrivevi quando eri ragazzo. E chi se li ricorda mo più?
Mo adesso, mo detto così, non me lo ricorderei neanche. Non fa niente, dai. No, non riesco, adesso non mi viene. Però comunque ce l'hai, questa vena poetica, questa vena artistica. Sì, sì, mi piace scrivere, mi piace. Disegno e poesie, no? Bello. Ma soprattutto disegnare. Mm-hmm. Tanto che avevo intrapreso la strada, infatti sono un geometra, diplomato geometra, la strada era quella del disegno tecnico. Quindi mi piace tantissimo progettare, mi piace tantissimo realizzare sulla carta quello che magari poi in futuro deve essere realizzato. E mi piace molto anche la parte tridimensionale, quindi far vedere quello che esce fuori dal progetto. Insomma, tutto quello che riguarda quello che potrebbe essere realizzato, no? Quindi far vedere alle persone ciò che potrebbe essere. Un progetto, appunto. E poi l'altra cosa che praticamente aveva preso molto piede in me era la parte scientifica matematica. Tanto che a un certo punto, prima di diplomarmi, sarei voluto diventare ingegnere nucleare. Cioè, quindi dal disegno a un certo punto all'ingegnere, sì, nucleare. Ti spiego subito il perché. Perché sostanzialmente mi piace assorbire, questo è una caratteristica proprio, una forma mentis del mio carattere, sì. Mi piace assorbire le informazioni, devo capire. E allora, la curiosità fa sì che comunque ti spinge a voler capire, a voler trasformare questa curiosità in conoscenza, ok? Certo. E la cosa bella è che quello che mi piaceva soprattutto era tutta la parte chimica, scienze, matematica applicata, scienze applicate, fisica, c'è tutto ciò che ci ruota intorno, no? Capire perché esistiamo, come esistiamo, la le vita, cellule, le cose. La fisica, la biologia, la fisica, la sì, chimica. Ero proprio spinto verso quella direzione ed ecco perché nasceva questo incrocio, l'ingegneria nucleare, perché è proprio l'insieme tra il fatto dell'avere quella spiccata, quello spiccato senso di curiosità, che si lega poi a tutte quelle formule scientifiche e matematiche che ti permettono poi di raggiungere dei traguardi nuovi, no? Delle conoscenze nuove. Quindi ecco perché ingegneria nucleare. Che però, Christian, scusa, ma non è proprio uguale al disegno artistico, no? Tu no, facevi però i ritratti, queste, esatto, cose. Esatto. Però andato a finire proprio dalla parte opposta, sì, raziocinio, esatto. Metodo, eccetera. Esatto. Però attenzione, quanti scienziati prima di diventare, essere riconosciuti scienziati, li chiamavano folli, no? I folli. Giusto? Sì. Perché? Perché il resto del mondo li derideva. Oh, Einstein ci aveva 5 in matematica, 4, 5. Bravo. Però grazie. Oggi quando parli di Einstein, ne parli di chi? Di Einstein. No? E quindi lo scienziato, il fisico per eccellenza. Certo. E ecco perché questa mia parte, come devo dire, poetica, disegno, quindi artistica, mi ha permesso comunque di avvicinarmi molto al discorso poi della conoscenza tecnico-matematica. A te che te senti di più, artista o matematico? Qual è secondo te? No? Pensaci un attimo, cioè tu de notte, no, ti svegli e dici ma io che so? Cioè, più fisico o più artista? Certe volte ti capita di pensarci. A me capita, per esempio, no? Di pensare, allora, io penso di essere chi più, so io? Capito? Io penso più matematico-scientifico. Cioè, senti più matematico, eh? Sì, perché ma forse anche perché magari negli anni non ho sviluppato quell'area. Hai lasciato. Sì, esatto. Il disegno non si lascia, Christian. È vero. Sennò perdi la mano, È vero. È vero, verissimo quello che stai dicendo. Infatti quando quelle rare volte mi metto a fare un disegno, Ma non riesci a far manco una casetta con un albero, sei perso la mano. No. È vero, è vero, è vero. È vero. Ti devi allenare. Forse, no? Guarda, forse il ritratto ancora mi esce. Poi te lo faccio magari un ritratto. Ma che a me? Te lo faccio. Ma non te esce bene? Beh, no. Bello come te, no. Però, però dai, qualcosa. Mi avvicino. Va bene. Cerco di avvicinarmi. E insomma, quindi, poi che abbiamo fatto, dai? Quindi poi una volta che ho finito il diploma,
In realtà il mio padre era il classico genitore che in quegli anni spingeva il figlio verso che cosa? Qual il suo era? Mestiere? Purtroppo no. Mi no. spingeva verso la cosa sicura, la carriera militare. Ah. C'è stato un periodo in cui, non so se ricordi, tra gli anni 90 e il 2000, 2010 anche, è durato fino al 2010, sostanzialmente tutti portavano, cercavano di portare i figli alla vita militare, la cosiddetta firma. Metti la firma, metti la firma. Quindi che cosa è successo? Siccome l'ultimo anno del diploma è stato un anno per cui io purtroppo persi il quarto anno perché feci troppe assenze e in un anno dovetti recuperarne due. Quindi è stato un anno molto difficile. Ma non andavi a scuola, andavi a passeggiare? Andavo a passeggiare. A passeggiare. Alla villa, quelle sono le conoscenze poi, no? A volte che magari se si possono evitare, ma a volte non si evitano. Il percorso della vita di ognuno di noi poi, no? È normale. Ci sono capitate le amicizie sbagliate. Sbagliate. Diciamo. E quindi praticamente mi fecero perdere l'anno scolastico per le assenze, troppe assenze. Però l'anno successivo poi la lezione mi è servita, perché l'anno successivo poi ho recuperato quello e l'altro, perché la mattina facevo le materie del quarto e il pomeriggio le materie del quinto, quindi ho recuperato tutto. Quell'anno è stato un anno di cambiamento radicale in me, perché mio padre mi fece mettere all'epoca mi fece iniziare la vita militare e iniziai con la ferma breve, quella di un anno, sai? All'epoca c'era il VFA, sì. Si chiamava, ferma annuale. Iniziai così, se non che quella spinta verso la carriera militare è stato lì il cambiamento in me, perché è stata un'esperienza. Ecco, questa è la cosa bella che ho del mio carattere, ritorno al discorso dell'assorbire le nozioni o quello che magari mi succede, cerco di assorbirlo in positivo per metterlo in pratica poi nella vita. E la vita militare mi ha cambiato tantissimo, perché mi ha fatto conoscere delle cose che io prima naturalmente davo per scontato. Quindi l'andare a fare un semplice 3 mesi di campo, pur di fare magari invece di fare magari quello che normalmente un ragazzo a 18, a 19 anni o a 20 anni cerca di divertirsi sostanzialmente, è stato per me invece quello il motivo per maturare più velocemente. E infatti quando poi ogni volta che rientravo a casa, il fatto di trovare il piattino pronto di mamma, oppure la stanza sistemata, per me aveva un peso anche quello, perché davo importanza anche a quei piccoli gesti che nella vita militare invece non sono per niente scontati. Beh, soprattutto... per questo serviva in qualche maniera, no? Sto servizio di infatti leva. Io sono stato proprio contrario quando ho sentito che hanno tolto la leva. Ma magari la rimettono, perché magari, perché la spina dorsale là dentro si fa. Effettivamente serve a tanto. Fa capire tante cose, serve a tante cose, no? Specie alla gioventù di oggi, che sono ormai tutti rimbambiti con i telefoni, eccetera. Vero. Perché vero. Questo è. Sì, è vero. Sto esagerando. Questo è. Magari un po' di regole, un po' di disciplina, un po' di impegno, dedizione al lavoro, al sacrificio, alla sofferenza. Vero. Mi dici oggi chi è che insegna tutte queste cose? La scuola? No. Poi le famiglie, i genitori stanno pure loro sul telefono, quindi? Nessuno. L'esperienza della vita. Io sono stato per certi aspetti fortunato ad assaggiare una parte di vita che serve a far crescere, a far maturare. Infatti adesso ci arrivo, come ho iniziato a fare la carriera mia lavorativa. A un certo punto è arrivata il momento della svolta, dovevo decidere o diventare sottufficiale dell'esercito e quindi continuare la carriera militare, o ritornare a casa e fare altro. Allora, per mio padre, naturalmente scontato, voleva la carriera militare. Sicuramente. Ma dall'altra parte non era la strada mia. Sai quando fai qualcosa che ti senti che non è tuo? Che sai che stai in un posto sbagliato, una cosa sbagliata. No, io non lo so, io sono stato sempre, ho fatto sempre la stessa cosa. Ah sì, sono stato fortunato.
No, io invece no, non mi sentivo nel giusto, sentivo dentro di me che non era per te la carriera militare. Mi è servito tantissimo, mi è servito perché, ripeto, ho imparato tanto, anzi grazie alla vita militare e all'esperienza che ho fatto, perché abbiamo viaggiato tanto, Ungheria, Bulgaria, Kosovo, Jugoslavia, Cisgiordania, Alessandria, abbiamo fatto anche... Insomma, abbiamo fatto tanta esperienza. Io portavo, sai cosa facevo lì? Portavo i carri armati. Avevo li guidavi? Pilota di carri armati. Io ci sono entrato una volta dentro, ma come si fa a stare lì in un metro? Lo sai che ci sono quattro persone in un carro? Lo so, certo. Ti ho detto, ci sono entrato, ma sono uscito subito. Fatto sia il pilota e anche il capocarro. Il capocarro sarebbe... quell'omino lì quello che vedi sopra la torretta. In alto... Sopra. Ci sono due omini che cacciano la testa fuori dal carro. Uno è il pilota che sta... E l'altro è quello che spara giù? Non mi ricordo. Quello è il cannoniere, che però quello sta sempre dentro, non esce, non caccia mai la testa fuori. E chi la caccia sta testa? Il capocarro, quello sopra. E poi la caccia il pilota. Praticamente quello che sta tra lo scafo e la torretta... che spara. Ma c'è mezzo metro, cioè stai incastrato, c'è spazio come una macchina. Lo so. Come si fa? D'altronde io sono piccolino, quindi entravo. Capito, io pure, dico però è difficile. Lo so, voglia che è difficile. E poi c'è il cannoniere, che è quello che invece punta e spara, e il servente, che è quello che si mette in comunicazione ponte radio con gli altri carri armati e con la base, e è quello che dà il colpo. Hai visto mai un colpo da carro armato? Certo. Sono dei proiettili alti così. E il servente è quello che praticamente cede al cannoniere il colpo all'interno della canna. Insomma, è stata una bella sono delle esperienze che fanno crescere. Ti puoi far male, e sai cosa significa il piattino pronto a casa, perché quando andavi a fare le missioni 2-3 mesi, hai mai mangiato una razione K? Assolutamente sì. Ecco, per 3 mesi vatti a mangiare la razione K. Mamma mia. Ricordi le gallette? No, poi mangi a casa. Cioè, fai il paragone, no? Mamma. Ricordi le gallette? Certo. Mamma mia, dei biscotti durissimi, neanche con... di cioccolata fondente, tocchi. Quelle erano le cose belle, però. Certo, sì. Oppure il grappino? Il grappino. Piccolino. Il fornelletto da campo? Sì. Ricordi? Quelli sono tutti i ricordi belli che io mi porto, i campi. Io mi sono addormentato, ho fatto la guardia un po' di volte, due volte mi sono addormentato proprio. Ah, caspita. Sì, divertentissimo. Dai. Ci sono le cose belle e le cose brutte, perché poi, per esempio, nel caso mio abbiamo perso anche dei commilitoni durante le esercitazioni, perché sostanzialmente si sbagliavano le manovre con i carri armati, si sbagliavano le cose e le persone ci hanno lasciato la pelle. Era una delle ragioni per cui non me la sentivo mia come carriera, perché finché stai in caserma e stai chiuso lì e fai quelle quattro cose, ma quando sei operativo, infatti la caserma nostra di Altamura era tra le più operative d'Italia, e quindi sostanzialmente di missioni abbiamo fatte tante. Quindi forse è stato anche quello che mi ha spinto a decidere di non continuare la strada militare. Cosa è successo? Lì è stato il cambiamento epocale di tutta la mia esistenza. Quando sono rientrato a casa dal congedo, purtroppo ho trovato una situazione in casa poco bella a livello economico. Ci sono state delle problematiche per cui la villa che con tanto sacrificio i miei genitori avevano costruito stava da lì a poco per essere venduta, perché papà e mamma purtroppo ebbero queste difficoltà, e trovai per caso nell'abitazione, quando io arrivai, trovai il mio ex titolare, nonché socio, che mi ha insegnato questo lavoro, lo trovai dentro casa a prendere misure dentro casa e a prendere le informazioni che servivano per mettere da lì a poco la casa in vendita. Mi vide arrivare, io ero andato a prendere, ero in congedo da 1-2 mesi, andai a prendere mia sorella più piccolina di 8 anni rispetto a me, e praticamente trovai questo signore e mi disse: senti, ma sai, io sto cercando personale, vuoi provare a venire a lavorare da me? Guarda, ma io sono un giovane trascolastico, appena congedato dal militare, cioè non so come si vendono le case. Dice: vabbè, ma prova. Ok, quella è stata la svolta, perché iniziai per gioco,
dopo 3 mesi che iniziai a fare questo lavoro, la prima casa che ho venduto, sai qual è stata? Quella. È stata la casa dei miei genitori. Cioè, proprio quella. E l'esperienza è stata così forte, così certo, coinvolgente dal punto di vista umano, dal punto di vista delle difficoltà poi oggettive in casa, dal punto di vista pratico, dal punto di vista legale, perché andavo a parlare con gli avvocati della banca, col giudice, e, cioè, insomma, è stata un'esperienza così forte che è scattata, anche, no? È stata sì, perché poi guarda, vedere il proprio genitore piangere di notte perché tutti i sacrifici stavano andando in fumo, perché vedeva questa vendita come un disastro, no? Cioè, a livello familiare, economico, ma poi soprattutto perdere così per pochi soldi una villa di quel genere, chiaramente anche per papà è stata un'esperienza forte, no? Anche dura da accettare. Quindi vedere tutte queste cose, è scattata una scintilla dentro che mi ha detto guarda, questa forse è la tua strada, devi fare questo è il tuo lavoro, perché poi ha unito la mia sensibilità, il fatto di voler apprendere e conoscere tutto da tutti, il fatto di avere quell'esperienza personale, è scattata quella molla a dire ma forse quei tuoi pregi caratteriali ti aiuteranno in questo lavoro a raggiungere determinati risultati. Ed è stato così. Io ogni volta che vado a casa di una persona oggi a prendere l'incarico della vendita del proprio immobile, perché noi ci siamo specializzati, come ho detto anche in un'altra trasmissione di Telerama, che sono stato invitato, che noi ci occupiamo di compravendita. In famiglia. In famiglia. A me che è vietato, stiamo qua, siamo noi. E praticamente noi siamo specializzati nella compravendita. Io devo vendere, devo anche comprare. Non posso comprare se non prima vendo. Quindi c'è proprio questo passaggio. E noi entriamo proprio lì. Bene, io quando vado a casa delle persone è come se rivivessi, per certi aspetti, l'esperienza familiare. Quindi la prendo proprio di pancia. Cioè, certo. Io, per me, quel cliente che mi sta di fronte, la parola cliente io la cancello e ci metto persona, familiare, conoscente, amico. Parente. Per me è come, quasi se, parente. È come se fosse un'operazione mia. Certo. Perché rivivo puntualmente questa sensazione forte. Senti, Cristian, ma quanto è bella in famiglia? Tanto. Ed è proprio, è in famiglia, è proprio... La parola dice tutto. Manuela è la regina, Lino, sì, vabbè, bravissimo, tutti amatissimi. Che la salutiamo, Manuela. Camerano è la regia di Stefano De Tommasi. Cioè, come? Ma è proprio divertente, è vero. Sì, io la vedo la casa, tu la fai, ci sei, no? Sei vabbè, spesso raramente, ospite. Raramente. Vabbè, però sei stato ospite cercherò comunque, di stare più di una spesso. Volta. Sì, come e no. E quindi è bellissimo, bellissimo. Complimenti a tutti. È vero, vero, vero. E poi c'è il grande Lino pure, che la accompagna, insomma, mamma mia. Straordinario. Sono forti tutti e due, sono forti. Ma tu sai ballare, sai cantare, sai ballare, che sai fare? Ma che è? Io ho fatto da piccolo lo Zecchino d'Oro una volta, l'ho pure vinto, Quelli, hai vinto lo Zecchino d'Oro? Quelli piccolini, quelli di qua, quelli locali. Cioè, quelli locali, io pensavo quel locale, Zecchino d'Oro. No, fuori non ci sono andato. Perché, vedi un po', quando dovevo fare le cose belle, i miei non mi volevano mandare mai. E invece quando dovevo fare la carriera militare mi ci hanno mandato. Ma voi li pensavano nelle cose serie, Cristian, cioè il tuo futuro. Ma che vuoi fare, il militare o cantare? Ha ragione, dirigevano verso la carriera militare, no? Hai ragione. Vuoi cantare lui al Zecchino d'Oro? Su questo tieni perfettamente ragione. E comunque questo inizio della mia carriera, e effettivamente se ci rifletti è iniziato su delle problematiche reali, e questo devo dire che mi ha fatto crescere tanto a livello, l'esperienza
militare, accompagnato a questa esperienza personale, mi ha dato una maturità tale. Ti ha forgiato. Sì. Diciamo. Ecco, bene, mandiamo la pubblicità, va, Cri, ci fermiamo un minuto e mezzo. E poi ritorniamo qui e certo. Continueremo a bel conoscere. Caffè ci sta. Assolutamente. No, io di sera tardi, no, per piacere, che già neanche. Dormo poco. No, io fino una tisanina, un... Va bene la tisana, Una bella camomilla calda, una tisana allo zenzero. Ci sto. La vuoi? Ci sto. E vai al bar, su. Allora, a fra poco, Cristian Lupo. Eccoci qua con il nostro Cristian... Lupo, cioè che fai te? Un imprenditore, c'hai un'agenzia, vende case. Ma dove vendi? Dove vendo? Su Lecce e provincia. Lecce e provincia, vendi case. Ma ti piace? Molto, molto. E parlavi prima, però la cosa bella è il contatto, no? Mamma mia. Il contatto umano, tanto. La persona che deve dare nelle tue mani il suo passato, esatto. Il suo presente... e garantire un pezzo di futuro, no? Assolutamente. E quindi sì. Tu, cioè, perché poi la casa è il bene primario di un uomo, di un essere umano, no? Se tu togli la casa, delle esigenze proprio primarie. Ma la prima cosa, cioè, dopo la moglie e i figli, che c'è? La casa e il lavoro, no? Queste sono le cose, questa è la vita, no? E quindi la casa è un bene importantissimo, determinante, fondamentale nella vita di un uomo. E questo è il tuo lavoro, ma te rendi conto? A voglia che mi rendo conto. Cerco di spiegarglielo ogni volta ai ragazzi che ho lì in agenzia, che poi non sai, ma quando ho iniziato a fare questo lavoro, come tutti, andavo a citofonare casa a casa. E scappavi, ogni tanto ci vado anche adesso. Ah sì, ogni tanto l'ho fatto lo scherzetto. Che cioè suonavi e scappavi. Sì, sì. L'ho fatto ogni tanto, mamma le risate che ci siamo fatti, oddio. Ma devi sapere che quando io citofonavo, a un certo punto ho conosciuto mia moglie. Ah. Quindi devi sapere che praticamente le citofonate non solo mi facevano trovare la casa, ma pure la moglie. Mi hanno fatto trovare pure la moglie. Dai! Te lo giuro. E cioè, ma tu suonavi a casa delle persone per far cosa? Quelle ti aprivano, buongiorno, dica. Sono Pinco Pallino. Sono Cristian Lupo e vendo case. Vendo case. Ma a me non mi serve una casa. Cerco qualcuno che magari nella zona volesse vendere, affittare, cambiare casa. C'è magari questa idea futura. E quindi sostanzialmente andavo alla ricerca di persone che da lì a breve, nell'arco di un annetto al massimo, magari avrebbero... Potesse avere questo desiderio, questa necessità. Ecco. Un giorno tu hai suonato a un appartamento, di un palazzo, era un palazzo. Ed è uscita mia moglie. Ha aperto tua moglie. Un giorno? Sì, ma come ha aperto? Io l'ho vista. Lei mi ha visto. Per me è stato, diciamo, una cotta al momento immediata. Lei invece se n'è andata dentro casa, non mi ha voluto più uscire. Te credo, ma te sei visto? Ma cioè... mi sono visto, è quello il discorso. Mi ha visto ed è scappata. E praticamente è uscita l'amica, è uscita l'amica al posto suo. Ma lei abitava non con i genitori? Cioè no, era lei praticamente era da poco, aveva iniziato l'università a Lecce. E di dov'è? E lei è di Montesardo, frazione di Alessano. E quindi ha preso un appartamentino con insieme ad altre qualche ragazze e stava proprio alle spalle della nostra agenzia. E quindi praticamente quando l'ho vista a me è subito piaciuta. Lei invece ti ha aperto e se lei invece ha aperto e se n'è scappata, non l'ho vista più. È uscita un'amica. Come io ho avuto la cotta per lei, questa amica ha avuto la cotta per me. Ci stiamo sbagliando tutto qua. Casino è successo. Ah, quindi ti sei prima fidanzato con l'amica? No, assolutamente. Ho cercato in tutti i modi praticamente di conoscere. Cioè, scusa, Cristian, ma io non è perché voglio entrare, perché tanto stiamo chiacchierando. Cioè, ma allora, la tua attuale moglie ti ha aperto la porta, ti ha visto e se n'è andata. E se n'è andata. Allora, è venuta l'amica sua e appena ti ha visto le sei piaciuto. Sì, è proprio così è andata, veramente. E poi sai com'è andata a finire? Appena ti ha visto questo. Sì. Sai com'è andata a finire? Che dopo che mesi... sei sposato l'altra? No. Ma dopo mesi e mesi di telefonate, di messaggi, di cose, alla fine mia moglie poi ha ceduto
poverina, si è stancata, perché io facevo la gente mobile, sapevo come dovevo arrivare, capito? Quindi insistevo in un certo modo, alla fine è cascata, ha ceduto. L'amica ci è rimasta così male che alla fine non so più amiche praticamente. L'abbiamo pure invitata al matrimonio. Non è venuta. Ma, no, è venuta, ma poi non si è fatta più vedere. È sparita. Cioè, è innamorata di te ancora questa ragazza? No, assolutamente, ma ci mancherebbe. Però lo era. Però lo, probabilmente vabbè, gli piacevi, non era innamorata, gli piaceva. Però capito come sono, com'è la vita? È una cosa mostruosa. Hai visto? La vita è assurda. Eh sì. E praticamente mia moglie poi l'ho tirata, infatti ogni tanto mi dice, per colpa tua ho lasciato l'università. L'ho tirata nell'agenzia immobiliare. Quindi cosa è accaduto? Che praticamente dopo qualche mese di conoscenza lei iniziò a fare da segretaria nell'ufficio dove io lavoravo. Ah beh, perché eravate fidanzati, dice, mo gli do una mano al fidanzato mio, no? Hai capito? E quindi, ma io ancora non ero il titolare lì, io ero il consulente ancora, cioè ero un dipendente lì. E se non che poi, quando ho aperto l'agenzia, abbiamo aperto l'agenzia, lei praticamente mi ha seguito e quindi... Ma era già tua moglie? Era già mia moglie perché sostanzialmente noi ci siamo sposati. Ma era tua moglie, è chiaro che ti dovesse seguire. Scusa, che fate? Lasciava da solo, scusa. Ma non è scontato a livello lavorativo, no? Che segue la moglie, no. Segue il marito o viceversa, o che certo. Magari si sta insieme. Perché se è già difficile la convivenza di vita, immagini quanto è difficile la convivenza lavorativa? Cioè, lei o io ci dobbiamo. Hai detto una cosa, ci dobbiamo sopportare, no? Certo. Entrambi. Qua a lavorare insieme pure. Mamma, è tosta, eh? Tosta. Ognuno ha la sua idea. In una settimana, no? Quante volte litigate o bisticciate? Ma no, ma non abbiamo mai litigato, però... Bisticciato. Discussioncine. Sempre. Molto... Giorno sì, giorno no. Sicuramente. Sicuramente sì. Naturalmente ha sempre ragione lei, no? Questo è normale, ma figuriamoci. Certo. Ma poi vuoi non dare ragione? No, no? Per carità, almeno te la levi di torno, gli dai ragione. Certo. No, comunque, pensa che abbiamo fatto... Eravamo ragazzi. Perché pensa che noi abbiamo praticamente nel 2004, fine del 2004, abbiamo trovato l'agenzia, il locale dove aprire l'agenzia. Dopo appena... 3-4 anni di esperienza lavorativa, tre anni, perché io iniziai a fare questo lavoro nel 2001, il lavoro da agente immobiliare. E quando ho conosciuto mia moglie, pensa che il matrimonio, dalla conoscenza di mia moglie al matrimonio, è passato soltanto un anno e mezzo. Cioè abbiamo bruciato proprio le tappe. Subito? Subito. Cioè praticamente tu devi immaginare che... Un colpo di fulmine proprio. Un colpo proprio in testa, ma di quelli seri. Certo. Va bene. Come si chiama la ragazza? Veronica. Veronica. Perché ti sei innamorato di Veronica, secondo te? Guarda... Attento che ti sta vedendo. Ecco. State insieme. Ma perché queste domande, capito? Perché? E perché io sono così. È giusto. Che cos'è che ti è piaciuto di Veronica? Di cose belle. Che cos'è che ti è piaciuto di Veronica? Beh, sicuramente, intanto, è molto dolce. La dolcezza, sicuramente l'intelligenza, assolutamente sì. Mi ha colpito subito. Poi molto bella, certo, assolutamente. Bello, tutte... spontaneo proprio, queste dichiarazioni. No? Grazie, prego, fai apposta, ma grazie. Sarà felicissima però. Va bene, mi puoi fare linciare insomma stasera quando torno a secondo casa. Secondo te invece Veronica di che cosa si è innamorata di te? E questo me lo chiedo anche io. Ma io pure me lo chiedo, però dillo tu, no? Secondo te perché si è innamorata? Dai che andiamo con le foto adesso, su. Perché si è innamorata secondo te? Secondo te che qualità ha Christian, cioè te? Quando voglio raggiungere un obiettivo non mi ferma nessuno. Sono un treno in corsa. E allora il fatto di quella buona insistenza che ho avuto, ma con dolcezza, con le parole giuste, perché diciamocela tutta, mi so vendere bene, penso. Beh, sì. E quindi di conseguenza questo ha fatto sì che lei ha potuto vedere
le mie doti. Poi dopo invece, una volta fidanzati, ha visto i lati peggiori, diciamo. Le altre doti che non c'erano. Quelle che non c'erano. Quelle che lei pensava potessero essere, e invece alla fine... Però ormai era troppo tardi. Certo, ormai ti sei sposato. Ormai era tutto bello e fatto. Vabbè, però tutte queste doti ci avete fatte 60 figli. Quanti figli ci avete? Tre. Tre figli. Lo vedi? E vuoi sapere però... Sì. Da ragazzo, molto spesso, anche se le cose chi è più grande di te te le dice, quando sei un po' ancora ragazzino, che seppure hai maturato tante cose, ne devi maturare tante altre, c'è stata una cosa che ha portato un po' di difficoltà nella vita matrimoniale e anche in quella lavorativa. Mm. Abbiamo fatto matrimonio e apertura dell'agenzia ad un mese di distanza. Noi nel 2005, a maggio di quell'anno del 2005, inaugurammo l'agenzia attuale. A giugno del 2005 ci siamo sposati. Quindi praticamente è stato ad un mese di distanza due cose così grosse, perché aprire un'agenzia è come aprire un negozio. Certo. E praticamente quindi hai a che fare con commercialista, consulente del lavoro, entrate, uscite e tutto quanto il resto. E devi poi fare il tuo lavoro, l'agente immobiliare in questo caso, ma poi devi fare il marito e il padre di famiglia quando arrivano i figli. Quindi tutto questo ha fatto sì, siccome non è che avessi chissà quanta possibilità economica, è cresciuto tutto col tempo e con l'esperienza. E quindi in quei primi anni, tra apertura dell'agenzia e matrimonio, sono stati proprio difficili da gestire. E non ti nascondo, e questo però ne andiamo molto fieri io e mia moglie, siamo dovuti uscire da situazioni molto complesse, perché poi non è facile gestire la crescita di un'azienda, piccola o grande che sia, con la crescita poi a casa di vita matrimoniale e quant'altro. Non è facile. La carriera, purtroppo, ho capito sulla mia pelle, si scontra sempre con la parte poi privata di ognuno di noi, no? Perché se vuoi fare tanta carriera, purtroppo dall'altra parte non puoi dare nella parte privata, e questo crea degli scompensi. Beh, lì dovrebbe esserci la moglie a pensarci, no? Alla casa, ai figli, se il marito ha una carriera imprenditoriale, impegnativa, okay, eccetera. Perché se no, che ci sposiamo a fare? Sì, è vero, però c'è anche il bisogno del supporto. Beh, certo. E quindi io ma tu torni a casa ogni giorno, sì? Sì, ma all'epoca, quando ti sto parlando, io praticamente non avevo orari. Il telefono, quando lei mi chiamava, io il telefono lo chiudevo. Quando stavo, cioè non rispondevo proprio al telefono, rispondevo di rado, rispondevo magari nervoso perché stavo con le persone, non potevo rispondergli, dicevo aspetta se non ti sto rispondendo. Tutte queste cose, i primi anni, hanno portato delle difficoltà, no? Anche perché poi devi crescere, devi maturare. Di comprensione, di crescita insieme, no? È normale. È vero, poi però è andato tutto per il meglio, no? Lei ha capito, tu non rispondi mai al telefono e quindi si è rassegnata, diciamo. No, dai, no, sono migliorato tanto. Mi sono modificato proprio per questo, per evitare bene di non buttare all'aria tanta vita e non buttare all'aria tutto quello che poi avevamo costruito. Avete, no, costruito insieme. Cioè. Ed è la cosa più bella e la soddisfazione nostra, dicevo, è proprio questa oggi, che guardando indietro tutte le difficoltà economiche, familiari che ci sono state, e a oggi vedere che abbiamo comunque costruito, piccolo, grande, grandissimo, quello che sia, quello che abbiamo costruito oggi è costruito su delle basi genuine e su un percorso di vita molto genuino, ma umile, ma soprattutto con dei risultati che a fare le differenze sono enormi. E quindi chiaramente ne andiamo fieri, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Poi guardiamo quello che soprattutto stiamo costruendo in famiglia, perché abbiamo dei figli che sono... Ma adesso le vedremo nelle foto, sì, i bambini. Sì, sono dei gioielli. Dai, cominciamo sono a vedere le foto che ritraggono la vita. Questo sono io da piccolo. Del nostro Christian. Eccolo! Mamma mia, anni? Mamma mia. Tre? Sì, quattro. Tre, quattro anni, sì, assolutamente sì. Mamma mia, mamma mia. Non che mi fare provi? Ricordare, 40 anni sono passati. Che provi quando ti vedi così piccolino?
Verità. Sono contento di vedere, quando vedo le foto di tanti anni fa, sono contento di tutto ciò che magari riesco ad essere oggi, grazie a tutto il percorso che c'è stato, bello o brutto che sia, è stato un percorso che mi ha aiutato tanto. Quando vedo queste foto, l'unica cosa che sostanzialmente mi fa tristezza è il fatto che non c'è più papà mio, perché chiaramente la famiglia è una cosa importante, no? Quando ti manca il papà lo vedi sempre come il pilastro di tutta la famiglia. E lì c'era ancora papà, quindi vabbè. E poi abbiamo fatto proprio un salto di una ventina d'anni. Sì, qui praticamente. E allora voglio dirti un piccolo aneddoto. Prima abbiamo parlato di mio zio, ricordi? Don Franco? Di Don Franco? Ok. Pensa, quando ero piccolino, proprio qualche anno dopo la prima foto che hai visto, ho avuto delle piccole vocazioni. Tanto che lo zio Don Franco voleva portarmi con sé in curia arcivescovile. Ma prima di questa foto? Prima di questa foto. Eri più bambino, diciamo. 6-7 anni. Ecco, un po' più grande della prima foto. Prima foto. Sai, cioè, tuo zio ti disse: perché non vieni con me? Non fai seminario? I miei genitori non vollero assolutamente, perché per loro vedere il figlio che magari poi potesse diventare prete un giorno, sai, non tutti riescono. Ma mica è un peccato, anzi, ma finimo che alla fine è brutto. È una cosa bella, cioè, è una cosa però bella, impegnativa, però importante. Impegnativa, no? Ma soprattutto poi piena di sfide, piena di. Assolutamente sì. Certo. Restrizioni, piena di tante cose, no? Di sacrifici forti, e probabilmente non volevano. Ma a te piaceva Veronica, cioè come facevi a far prete? Scusa, Mannaggia, è vero. Ti ho appena visto quella, dice... quindi il prete proprio non lo potevo fare. Però ho una mi fai sorridere quando dici. Però una caratteristica. De prete, ce l'ho ancora oggi dentro. Quella è proprio una caratteristica del mio carattere. Allora, se mi siedi ad una panchina in villa, da solo, d'accordo? Non conosco nessuno, in un paese sconosciuto. Vengono gli uccellini su di te, non lo so, che succede? No, si siedono le persone a fianco e si confessano. Mi dicono... Ma per le case si confessano? No, si confessano, mi dicono tutta la vita loro, ma tutto... Ma cose proprio molto... Scusa anche un attimo, Cristian, ma tu ti siedi ad una panchina in villa? No... Dici per dire? Dire, a me è capitato, veramente. Ti siedi o no? Sì, io a volte mi siedo. Vai là da solo e ti siedi su una panchina? Certo, non sto scherzando, sono davvero. Non adesso che sono sposato, sto parlando quando... Prima di quella foto che hai messo prima dei 20 anni. Allora, diciamo che ispiri fiducia. È una caratteristica che mi ha tanto aiutato e mi aiuta nel lavoro. Probabilmente c'è questa chimica che mi aiuta a entrare nella testa delle persone, nella vita delle persone, e mi aiuta a capire come posso... La domanda che io mi faccio ogni volta che entro dentro in un'abitazione è: come posso fare ad aiutarti? A vendermi la casa, dice quello. Sì, ma la vendita di una casa, dietro, così come nei miei genitori, la vendita di quella casa era frutto di una storia, di una situazione, e la vendita poi era la risoluzione di una situazione. E io allo stesso modo, quando vado a casa della persona, della vendita, sì, mi interessa vendergli la casa, io guadagno, faccio questo per lavoro, ma non è quello. Il mio scopo principale è: come faccio ad aiutarti? Cosa devo fare? Io sono per te lo strumento che ti fa raggiungere uno scopo, un obiettivo. Qual è l'obiettivo? Perché stai vendendo questa casa? Quindi mi piace conoscere la storia, perché poi lo devo aiutare per raggiungere l'obiettivo finale. Quindi la vendita è solo un trascorso, ed è quella la caratteristica principale mia, proprio. E la persona, sai, queste cose le sente, le percepisce proprio molto, perché capisce che dall'altra parte, no? Ecco perché tatto. Ecco perché mi aiuta questo mio modo di essere, questa parte caratteriale legata
al nostro Don Franco, perché sostanzialmente è quella sensibilità che ti porta ad avvicinarti subito alle persone. E quindi di persona comprensiva, no? Sì, di persona, sì, che comprende il problema, chiamiamolo così, della famiglia che ha una necessità di vendita o di acquisto, no? E quindi tu entri proprio nel loro cuore, diciamo. Esatto, esatto. E tornando, ecco, questa è la... Questa, allora, che cos'è questa foto? Una foto. Questa foto è, vabbè, quello sei racchiude tanto, sai? Con la cravatta sei tu, giusto? Racchiude tanto, sì. Ma sì. Scusa, ma sembri più giovane adesso di allora, è vero? Magari, grazie. Magari, oh, guardate, cioè, no? No? Grazie. Cioè, adesso sembri proprio un ragazzetto, Grazie, sei prego. Troppo gentile. Però vabbè, quello sei tu. Poi? Allora, a fianco papà e mamma, e la ragazza invece è mia sorella, che è 8 anni più piccola di me, come dicevo prima. E praticamente mia sorella attualmente lavora nel settore agrario, tipo, sai, col diretti, cose di questo genere. E lei praticamente si occupa di far approvare, realizza i progetti per tutta quella parte agraria, no? Quando uno deve creare un'impresa, deve creare qualcosa del genere nell'ambito agrario, e quindi lei praticamente fa questo. Ed è praticamente unica e sola sorella con la quale oggi sto cercando di recuperare un rapporto. Ah, vi eravate un po' allontanati. Ma non allontanati. È che ci siamo allontanati. Io purtroppo, essendo che quando ti stacchi per 8 anni, ti stacchi di 8 anni con il fratello o la sorella che sia, fai dei percorsi di vita che ti portano poi un po', no? Perché quando io stavo in carriera militare, lei ancora viveva con lei i miei genitori. Era bambina. Poi mi sono sposato presto, famiglia presto, quindi lei non mi ha vissuto proprio. È chiaro, mi ha vissuto molto poco. Beh, recuperiamo, no? A voglia, come no? Dai, come si chiama la sorellina? Manuela, cara, recuperiamo. Dai, che mo stiamo ogni giorno insieme. Sposata? No, non è sposata, no. Però sta facendo, anche lei sta facendo molta carriera. Si sta per laureare. Bene. E quindi per me è un motivo anche lei di orgoglio. Dai, Manuela, che Cristian ti vuole tanto bene. A voglia, come no? È vero. E quella foto che stavamo vedendo prima racchiude una cosa particolare, perché giustamente non la sai. Racchiude che cosa? Lì mi stavo preparando al matrimonio. Al matrimonio tuo? Al matrimonio mio. Lì praticamente il giorno prima del matrimonio. Ah. E quindi il mio padre, mia madre, mia sorella... L'addio al celibato hai fatto? E vabbè, oddio, con gli amici, sì. E certo, con gli amici. Perché tu l'hai fatto con gli amici? Te preoccupate con quello che ho fatto io? Vabbè. Allora, l'addio al celibato, io l'ho fatto classica cena tra amici, così, sì, a scherzare, a giocare. A scherzare, a giocare. Vabbè, questa foto, dicevo, quindi è proprio il cambio dell'esistenza, perché il giorno dopo mi sto andando a sposare. Quindi diciamo che questo era... Una foto d'addio, diciamo. No, d'addio nel senso che... Alla famiglia vecchia, per fare quella nuova. A voglia. Ma non addio, no? L'ultima foto prima di sposarmi. Esatto. Ecco. Ecco qui, questa è Veronica. Chi è? Questa è mia moglie. Però questa non è la foto del matrimonio, questa è una foto praticamente... Che prima bella del che è Veronica. Prima del fidanzamento. O forse ci eravamo appena fidanzati ma ufficialmente, questa... intendo, io ho fatto il fidanzamento alla vecchia maniera. Cioè? Io praticamente a dicembre lei finalmente, dopo mesi di telefonate, cade e dice vabbè sì, dai, fidanziamo, guarda, giusto per non sentirti più, fidanziamoci, basta. Sì. Non per mi chiamare. Sfinimento. Per sfinimento, l'ho ammazzata, poverina. Sì. Poi praticamente, quindi decide di fidanzarsi con me. E praticamente dopo i primi 2 mesi, a febbraio dell'anno successivo, quindi due mesi e mezzo, abbiamo fatto il fidanzamento, il pagamento lo stavo chiamando, perché è un pagamento. Ma te ce l'hai qua proprio, però le case, i pagamenti, le cose. Mamma mia, qua. Dai. E il fidanzamento ufficiale. Cioè, quindi sono andato con l'anello a casa dei genitori, mi sono inginocchiato.
con l'anello al dito. E fidanzamenti che si facevano anni 60, bravo, 70. Bravo, certo. Così. Siamo fidanzati a distanza di un anno e mezzo, perché a giugno dell'anno, non dello stesso anno del fidanzamento, l'anno successivo, ci siamo poi sposati. Quindi, bellissimo, un anno e mezzo dopo. Com'era, com'era sto matrimonio? Bello, tante, sì, persone, amici. La carrozza con i cavalli. Dai, davvero? Sì, sì. Bello. È stato bello, è stato bello. Pensa, ecco, questa è sempre una foto di durante il fidanzamento con Veronica. Guarda come ero cicciottello, guarda. Vedi che qua, praticamente, sai perché ero diventato così cicciottello? Io ci tenevo tanto la linea. No, non lo so. Te lo dico io, le scarpette col sugo, sì, il panino a casa della suocera, la Nutella con la fidanzata. Certo. Tutte queste cose, fanno ingrassare. Fanno ingrassare. No? Certo. Ecco, questa è anche una foto molto carina che ti ho voluto portare. Chi sono questi signori? Allora, vabbè, la mamma mia famiglia... e papà a destra, mamma e papà, giusto? Benissimo. Poi c'è Veronica, poi c'è stai te, poi c'è tua sorella. Allora, mia sorella, a mio sinistra, padre e mia madre. Dall'altro lato, i signori più grandi, sì, sono praticamente i genitori di mio padre. E quindi lui, proprio il mio nonno, Osvaldo Lupo si chiamava, è praticamente proprio il parente diretto, che ti dicevo, di Don Franco Lupo. Di Don Franco. Mm-mm. Bella, visto. Questa è una cena a casa con i nonni, mamma mia, i nonni. Io li ho vissuti poco, i nonni, purtroppo, nel senso, li ho visti fino a un certo punto, però fortunato comunque, perché tante persone i nonni neanche li conoscono. Eh beh, certo. Ok, qui inizia la parte, queste sono le foto che riguardano proprio i primi anni di carriera con l'agenzia. Quel signore lì che vedi dietro è un collaboratore che ancora oggi lavora con noi, si chiama Alessandro Leo, e quella targa che io ho in mano è la targa che lui vinse come miglior consulente nella nostra agenzia, però a carattere nazionale, perché noi oggi ci chiamiamo Domea Immobiliare, ma noi siamo partiti in un franchising. Nei franchising, devi sapere, ogni tot mesi di tempo fanno praticamente le gare a quale agenzia nel territorio regionale o di quartiere. La migliore agenzia, il miglior venditore. Esatto. Il migliore... E praticamente quella foto è la vincita del nostro collaboratore all'interno della nostra agenzia. Una bella soddisfazione. Ma molto bella. E poi in quegli anni naturalmente abbiamo vinto anche come miglior ufficio a carattere nazionale. D'Italia? Sì, 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 sì. Abbiamo avuto tante targhe, sì, sì, sì. E ci siamo difesi bene, eh? Ah, ci picchia. Ci siamo difesi bene. Siamo stati abbastanza forti. Bravo, bravo. Vabbè, però questo è dettato solo dall'impegno, ma soprattutto dalla fiducia che le persone ci hanno dato negli anni. Sì, dal lavoro, dall'impegno, dalla passione, tutte queste cose qua. Sì, che se non ci stanno non va da nessuna parte. Va da nessuna parte, assolutamente. Allora, qui ci siamo sposati. Eccolo qua. Questa è la foto. Oh! Questo è il giorno più bello della tua vita. Dillo. È il giorno, sì, lo dico, il giorno più bello della mia vita. Oh. Ma perché mi guardi strano, voglio capire. Io te guardo strano, ti suggerisco le risposte, perché Veronica sta a fianco a te, sta vedendo pure lei. Ok. Allora, adesso dimmi il giorno, la data delle nozze. Giorno, mese ed anno. Oddio. Aspetta un po'. E non... E posso fare la chiamata a casa? No. No. Allora, dai, 25 a fianco, giugno del 2005. 25 giugno, adesso Veronica ti starà guardando e starà sorridendo. Va bene, va bene. Ma pensi che è una data sbagliata? Bravo, no, non lo so. Fammi questa vedere, bella fammi, bimba fammi vedere o bel bimbo, sì, deve essere il primo nato? Questa è la prima bimba. La prima bimba. È arrivata dopo circa 2 anni di matrimonio. Meravigliosa. Grazie. Si chiama Sofia. È una non lo so. Io scherzosamente ogni tanto la chiamo ehi primogenita. Non la chiamo per no. Ha un negozio di giocattoli, l'avete presa questa. Grazie, bella, sì, molto bella, è vero. E lì la seconda invece. Pure questa. Elena, la seconda. Allora Sofia nacque nel 2008, quindi dopo 2 anni abbondanti dal matrimonio. Dopo 2 anni ancora è nata Elena, nel 2010 è nata Elena.
Ma tu ogni due anni fai una... Sì, infatti poi dopo il terzo mia moglie mi fece lo scherzo. Durante, stavamo mangiando, mi disse: Cristian, ti devo dire una cosa. Aia. Sai, non lo so, mi sto sentendo un pochino particolare. Io l'ho guardata un attimo, gli ho detto: terzo. No, questo è stato al quarto. Mi ha fatto lo scherzo due anni dopo del terzo. Perché era ogni due anni, era... C'era mal di stomaco allora, non era incinta. Ho detto, l'ho guardata negli occhi, ho detto: questa volta non sono io, è impossibile, io... Non c'ero. C'ero. Ah, c'eri. Sono stato sempre colpa mia, lo sai che è colpa nostra, è sempre colpa nostra. No, mi ha fatto lo colpa scherzo. Colpa tua, non colpa nostra, perché mi metti in mezzo a me, scusa, colpa tua. Nostra degli uomini. Ah. La sfera nostra. Mm. Comunque... Ecco qua, ecco Lorenzo, questo è Lorenzo. Ah, poi è arrivato il maschietto. Il maschietto. Ma poi abbiamo finiti, sì, poi non ce ne sono più. Basta. Beh, ma guarda quest'altro. Ma com'è che sono così belli? Veronica. Per Veronica, sì. Vabbè. Qua tutti e tre. Mamma mia, guarda che belli. Vedi tutti e tre. Gioia. Allora, la grande, ripetiamo i nomi. Allora, Sofia la grande. Sofia. Elena, a sinistra c'è Elena e poi al centro Lorenzo. Ma chissà, ma loro ci giocano, sono più grandi, giocano come se fosse un bambolotto. Sì, sì, assolutamente. È il maschietto, sì. L'unico maschietto, il più piccolo. Devi vedere adesso come ci giocano. Mamma, le gridate dentro quanti casa. Quanti anni hanno adesso? Beh, allora Sofia c'ha 15 anni. 15? Sono vecchiarello. È una signorina, allora Sofia 15. Elena. Praticamente adesso 13, appena fatti a novembre. Amore. E poi c'è il bambino, il maschietto si chiama? Il maschietto Lorenzo. Lorenzo che invece è più piccolo. È il più 11, piccolo. Adesso li fa il 19 di gennaio, 11 anni. Ma che meraviglia. Dai, guardiamo le foto. Allora, qui nel 2010 io e mia moglie lasciamo il franchising e creiamo Domea Immobiliare. L'ufficio è rimasto sempre lì fisicamente, dove è sempre stato da 20 anni, però sostanzialmente abbiamo creato il nostro marchio, la nostra agenzia diretta, e quella lì è praticamente il taglio di torta dell'inizio di Domea Immobiliare. La foto successiva praticamente è poi quella che riguarderà l'annuncio, eccolo qui. E questo è il cartellone pubblicitario che girava per tutto Lecce nel 2010, quando appunto a gennaio aprivamo l'agenzia, cioè aprivamo, l'abbiamo reinaugurata per la seconda volta. Sofia d'Elena. Cosa succede? Bravissimo, adesso ti stavo dicendo. Allora, quello praticamente è il nostro motto, una ragione più per immaginare il tuo futuro, con la foto di mia figlia, la primogenita Sofia, che sta disegnando la casetta a terra insieme a noi, a me e a mia moglie. Ed effettivamente quella frase noi la sentiamo vera, perché veramente noi cerchiamo di raggiungere quegli obiettivi a casa delle persone, come ti dicevo prima. Bello, ci fermiamo? C'è un po' di pubblicità, ci dobbiamo rifermare. Assolutamente sì. A fa poco con Cristian Lupo. Siamo ritornati, una bella chiacchierata con il nostro Cristian questa sera, e stiamo cercando di conoscere, anzi stiamo conoscendo, non solo la sua vita, ma anche la sua grande passione, che sono due, anzi tre. La famiglia, la moglie, i bambini e il lavoro. Giusto. Va bene come ordine? Va benissimo. È giusto che sia così. Anche se poi le cose si intrecciano, no? Si mischiano. È proprio lì la cosa difficile, vero Cristian? Per un uomo, no? Adesso a parte tutti gli scherzi, eccetera. Sì. È l'equilibrio che bisogna riuscire a dare tra la nostra vita di padri di famiglia, marito, eccetera, e il lavoro, che è altrettanto importante, no? Sicuramente sì, è molto difficile. E poi può creare anche delle tensioni. Però è importante sapersi sacrificare, capire il partner, cercare di venirgli, di andare incontro. Anticipare i loro desideri, no? Questo è molto difficile.
molto spesso diventa... Se un uomo riesce ad anticipare i desideri della propria donna, è un uomo fortunato. È vero, vero. Ed è la cosa più difficile, perché proprio in quei momenti dimostri di saper amare davvero. Sì, è vero. Senza che lei abbia bisogno di chiederti nulla. Tu anticipi già i suoi desideri, no? Sì, perché sei tanto coinvolto e quindi di conseguenza riesci a... È come se vivi in simbiosi con l'altra persona. Poi da quanto tempo... Ma te faccio litigare stasera. Da quanto tempo... Grazie, no, prego, non regali una rosa a tua moglie? Questo è un problema. Da tanto. Da tanto. Non tantissimo, ma da tanto. Da tanto. Bene, rimediamo subito. Grazie, ma quanto prego. Sei gentile questa sera, guarda. Ma va benissimo. Ma stasera trovo le valigie fuori di casa. Qui dove siamo? Vediamo un po'. Ah, questi sono i primi 10 anni di Domea. Vedi un po' che il collaboratore è sempre lì. E qui invece c'è un'altra collaboratrice che ha accompagnato me e Veronica. È la fidanzata del collaboratore, la collaboratrice. Ah no, dai, ah no. Che ne so io chiedo. Ma quanti intrecci facciamo voi? Ma che intrecci? Su, se stai te e tua moglie, che intrecci ci devono essere, scusa? Ci sono altri due, magari gli altri due sono fidanzati, non è possibile. No. Vabbè. No, sicuro? Sicuro. Quella, allora, la ragazza invece a fianco a me, oltre a mia moglie, è Valentina. Che è quella a sinistra. Sì, sì. Valentina. Che non è fidanzata del collaboratore di Alessandro. Sì, no, sì. Alessandro c'ha un'altra fidanzata. Oh. Valentina c'ha un altro fidanzato. Quindi, che quindi facciamo? Quindi stiamo qua? Tranquilli proprio. E loro sono i due collaboratori, noi li chiamiamo i collaboratori storici, non perché sono preistorici, ma perché, o vecchi, ma perché sono quelli chiaramente che stanno da tanti anni con noi, ci hanno accompagnato nelle belle e nelle brutte avventure, hanno insieme a noi fatto sacrifici e insieme a noi hanno fatto crescere la nostra azienda, la nostra attività, e insieme a noi hanno sposato questo nostro modo di fare con le persone. Guarda, la cosa alla quale vado più orgoglioso è quando le persone entrano nella nostra agenzia, è come se stessero entrando a casa loro. Sono contenti, vengono piacevolmente, perché c'è quell'area proprio di famiglia. Qua in una puntata di In Famiglia io ho detto a Manuela proprio questa cosa, che proprio si chiama In Famiglia la trasmissione, e noi sposiamo proprio al 100% questo concetto. Per noi la persona deve entrare nella nostra agenzia, si deve sentire a casa, ma nel vero senso della parola. Non così, per modo di dire. No, per modo di dire, così, proprio per come deve essere. Poi vengono le vendite, vengono le altre cose, ma quello è un dopo. Se c'è, se non c'è, non fa niente, fa contorno, non fa nulla. Ma la cosa importante è che la persona rimanga colpita dal nostro staff. Guarda che bella questa foto. Qui stavano iniziando a crescere. Iniziavano a crescere i bambini e diventavano i ragazzi. Mamma, pian piano. Stupendo. Ma Sofia è uguale a te o a tua moglie? Non riesco a vedere. Allora, Sofia ha preso molto dalla parte dei miei genitori, di papà soprattutto. E vero? Sì. Ha preso la parte. Allora, mo te dico io, Sofia da parte dei tuoi. Sì. Elena è tua moglie. Sì, identica. E? Lorenzo sei te. No, magari. Ma scusa, no, ma guarda questa foto. Non Lorenzo. Tanto nella foto che ti ritrae lì, ma come sei adesso. Cioè, per me siete uguali. Lorenzo uguale a te. No? Sì, assomiglia parecchio, sì. Ma comunque, guarda, dipende molto... Elena è tua moglie. Elena è tua moglie in miniatura. Sì, è vero. Mignon. Vero. Bonsai.
Se la vedessi la foto di mia moglie da piccola, praticamente è uguale ad Elena, identica. È uguale. Dove è andata? Vabbè, sì, è uguale. Questa è un'altra foto importante. Ma qua è il giorno del matrimonio. Qua ti voglio. Questi sono il rinnovo delle promesse. Praticamente a 15 anni di matrimonio è scoppiato il Covid. Quindi non abbiamo potuto festeggiare nulla perché c'era il Covid. E che dovevi festeggiare? Dove volevamo fare a 15 anni il rinnovo delle promesse matrimoniali. Si usa fare. Significa il rinnovo, che è un contratto, una cosa... È praticamente come dire davanti al Signore mi presento per rinnovare le promesse fatte al matrimonio. Ma non gli avevamo già chiesto prima, 15 anni prima? Lo so, si usa? Non mi dire, mo, non mi mettere in difficoltà, si usa fare e l'abbiamo fatto. Vabbè, l'avete fatto? L'abbiamo fatto. Ma quello con quella giacca... No, scherzo, è una cosa voluta perché... ti spiego, perché quando dici rinnovo dici giustamente ma... Che senso ha rinnovare? Beh, d'altronde esistono nozze d'argento e nozze d'oro, no? Negli anni, molti anni dopo. Ho capito, però qua troviamo sempre una motivazione. È a 7 anni, no, a 7 ci si lascia, a 15, bravo, a 20, bravo, a 30. È che stiamo sempre a festeggiare qua. Intanto abbiamo dovuto fare questo rinnovo a 17 anni, perché chiaramente abbiamo dovuto aspettare il Covid, dei 2 anni di Covid. Mannaggia. Ma poi... Questo rinnovo aveva proprio un obiettivo ben preciso, è stato proprio una cosa fatta per un motivo ben preciso. Allora, il trascorso, come ti ho detto prima, è stato un po' altalenante, soprattutto i primi anni di matrimonio, ufficio e quant'altro. A un certo momento ci sono state un po' di situazioni, va bene, che non ci hanno fatto vivere proprio bene. Poi le cose sono andate, grazie a Dio, migliorando, i risultati lavorativi ancora di più, quelli poi abbiamo iniziato a capirci un po' di più in casa, cercare di migliorarci e tutto quanto, se non che a un certo punto abbiamo sentito l'esigenza di appunto rinnovare le nostre promesse, perché un po' ci stavamo perdendo in qualche modo. Bisognava un po' rinverdire. Esatto, e quindi il rapporto, diciamo un po'. È stato, bello, diciamo, c'era un motivo dietro abbastanza importante. E quindi niente, facciamo quindi questo rinnovo. Ecco, questa è un'altra bella foto, sempre del rinnovo delle nozze. E la foto praticamente, perché devi sapere, che il rinnovo l'abbiamo fatto in spiaggia. Tieni presente come si usa fare molto spesso in America, nei film americani, che c'è il gazebino di legno con il velo. La spiaggia? Sulla spiaggia. Bellissimo. Così l'abbiamo fatto. Sulla spiaggia. Sì, col prete là pure. Sì, come americani. Ti sto dicendo, sì, è stato bello. E ce l'abbiamo la foto, era quella di prima? Ho portato questa qua di prima, sì. Eccola, questa qua. Perché praticamente sai dove ci troviamo? Sul lungomare di Santa Maria di Leuca, Torre Vado. Conosci Torre? Pescoluse. Certo che la conosco, mica sono del Bolzano io. Ti ho visto un po' perplesso. No, ma che? Ma stavo guardando lì il monitor l'altra foto. Bella, senti, ma gli altri, possiamo rivedere l'ultima foto in spiaggia? Ma le altre due chi sono? Cioè Sofia? Sì, hai visto come sono diventati grandi? Cioè, è come la mamma, cioè Sofia, grande proprio. Sì, Sofia, Elena e Lorenzo sono lì, mamma mia. Ma se li vedete, adesso poi ci sarà dopo la foto come sono oggi. Vediamo, andiamo avanti. Cambiati ancora. Allora, qui sei tu. Ecco, qua praticamente, ecco, non so perché mia moglie porta... Ma questo è il pianerottolo di casa tua, questo? No, magari, no. Magari, mi ha detto che sta tutto addobbato... Ma di Natale, non d'oro. Perché non si può mettere l'oro a Natale? Non... Ah, li mettiamo l'oro a Natale? Vabbè, sì, hai ragione. Non è il pianerottolo. Il mio pianerottolo è tipo la casa di Babbo Natale, quindi è tutto rosso e bianco. Rosso e bianco. Mannaggia, rosso e bianco. Bello. Invece di giallo-rosso, ho messo rosso e bianco. Vabbè, dai. dettagli. Allora, qua praticamente sono i 40 anni di vita miei, quindi il mio 40esimo compleanno.
E mia moglie, metti, le ho detto, ma perché devo dire per forza quanti anni tengo? Non ho capito. Ma per piacere, ne dimostri 16. Dai, su, che fai? Ma un uomo poi non si deve nascondere l'età, perché l'uomo più è grande, più è uomo. Giusto, giusto. Qui la nostra squadra al completo, c'è anche il nuovo arrivato, Cristian, si chiama come me, io quando ho fatto il colloquio ho detto, come ti chiami Cristian, ti prendo. Assunto, subito. Allora, lì c'è quello là storico. Lo storico. Alessandro. A fianco la storica. A fianco la storica, poi c'è... Io e mia moglie che siamo i soci, e lì il nuovo arrivato che da un anno e mezzo lavora da noi. E non ti nascondo che, anzi, qui lo dico, già che mi stai dando questa grande opportunità di essere tuo ospite. Dillo. Stiamo cercando personale, quindi dobbiamo incrementare assolutamente il nostro organico. Inizieremo a breve sui social e quant'altro a mettere vari annunci, già che sono qui su Telerama. Annunciano, già che stiamo qua in televisione. Quindi cerchiamo ormai assolutamente personale. Cerca personale lui, eh. Quindi ragazzi, ma che devono fare? Che devono saper fare? Che... Guarda, basta che hanno voglia di lavorare, il resto lo imparano al momento. Lo insegni tu. Va bene. Non è un problema. Basta che hanno voglia di lavorare, soprattutto voglia di crescere. Voglia di crescere professionalmente, come persone, come tutto, e che quindi hanno un obiettivo da raggiungere nella vita. Noi siamo lo strumento per poterlo fare. Perfetto. Pubblicità. Ci fermiamo adesso proprio altri 2 minuti. Ok. E poi ci avvieremo verso la conclusione di questa bellissima chiacchierata, con il nostro Cristian. A fra poco, pubblicità. Eccoci qua, l'ultima parte con il nostro Cristian Lupo. Abbiamo visto tante belle foto, una meravigliosa famiglia, le abbiamo visti da bambini piccoli piccoli, Sofia, Elena e Lorenzo. E adesso guardate come sono diventati. Ecco, non si capisce più qual è Sofia, qual è tua moglie. Ah sì, allora. A sinistra c'è Elena. Sì. A fianco ad Elena c'è tua moglie. Sì. Poi c'è Lorenzo. Lorenzo. E poi c'è Sofia, che è più alta di tutti. Sì. Che meraviglia, guarda. Ma perché sono vestiti tutti così? Ma che è un pigiama, che è? Praticamente mia moglie ci tiene che ogni Natale... Ogni dicembre, ogni Natale. Vi vestite tutti uguali. E dobbiamo fare la foto insieme di famiglia con lo stesso pigiama. Bellissimo. Quindi compra il pigiama uguale per tutti. Bello. E dobbiamo fare la foto. E dobbiamo, è un piacere. Beh, certo. Si fa la foto insieme così. Ma questo succede sin da quando i ragazzi erano piccolini? Sempre negli ultimi 4-5 anni. Tutti con lo stesso, ma è lo stesso pigiama o lo cambiate? No, lo cambiamo ogni anno. Compra, anche perché le taglie sono diverse, perché crescono questi bambini, mamma mia, non so che cosa gli diamo da mangiare a questi bambini, crescono un mese con l'altro, non li riconosci più. Ma è vero, ma adesso la generazione Fantastico. Di oggi vanno dall'1,80 in su. Ma noi che, è successo? Cioè, com'è che... No. Ma non mangiavamo noi? Non so, me lo chiedo sempre, com'è che i centimetri a noi erano proprio... contati, non lo so. Sarebbe bastato un 20 centimetri in più, 15. Ma guarda, centimetri. A me ne bastavano 5. Sì, Allora, sai come, perché mi prendevano in giro da piccolo? Da ragazzo. Perché quando mi chiedevano quanto sei alto, io rispondevo 1,65 a piedi scalzi. Senza scarpe. Perché poi mettendo il tacchetto, giustamente, aumentavo. E allora mi prendevano in giro. Quali sono le tue passioni, Cristian? A parte il tuo lavoro e la tua famiglia, di cui abbiamo già abbondantemente parlato, hai una passione, un hobby, una cosa che ti piace? Una è quella che avevo già detto, la parte artistica. Quella comunque è rimasta come passione, e anche la parte scientifica mi è rimasta. Ma al di là di questo, è una passione importante che mi ha accompagnato per tanti anni nella vita, sono le arti marziali. Quindi, che cintura sei? Sono arrivato alla nera di karate. Ah, beh. Sì, ma ho fatto anche jiu-jitsu. Bello. Ho fatto 4 anni di jiu-jitsu. Però, ma lo fai tuttora? No.
No, non lo faccio purtroppo, ma è lo stile di vita orientale la cosa bella. Beh sì, là non è solo la lotta, diciamo, no, è proprio una cosa mentale. Non c'entra niente, l'aspetto delle arti marziali in sé è un aspetto veramente superficiale. Certo. È tutto quello che c'è dietro la cosa bella, proprio il loro stile di vita, lo stile di pensiero, il rispetto che hanno nei confronti delle altre persone e che quindi devi portare, e anche per l'avversario, è un bello stile di vita, a me piace. Però piace. Non lo pratichi più? Non... No, no, però se mi devo difendere, mi so difendere. Cioè, ma tu il sabato e la domenica che fai? Cioè lavori sempre, no? La domenica stai con la famiglia. Vabbè, il sabato, la domenica sicuramente sto con la famiglia. Il sabato dipende dal lavoro. Beh, perché vabbè, la mattina certo. Lavoriamo, il pomeriggio su appuntamento, ma... Certo. In realtà cosa si fa? Si fa tutto quello che non facciamo durante la settimana per casa. E quindi ci portiamo avanti la casa, cerchiamo di fare le cose normali che fanno tutte le famiglie. Ma sei bravo tu a casa? Sai fare le cose, sai cambiare una lampadina. Mannaggia, io c'ho un difetto. Un rubinetto, sai aggiustarlo. Sì, le so fare quelle cose, ah, ma bravo. C'è un difetto grande. Che non te va? No, oh. no, mi va, non è quello. Sono troppo precisino. Per fare una cosa ci metto un giorno. La faccio anche bene. La faccio meglio di un artigiano. Non è quello. Senti, ma non è che sei un po' rompino tu a casa, no? Che mi stai dicendo sei un po', sei precisino, pignoletto? No, da quel punto no, di vista Veronica no. Casomai Veronica non te sopporta. No, cioè, può no. Darsi. Può darsi. E lo dobbiamo chiedere a lei. Ma sei, cioè, metti tutte a posto le tue cose, le scarpe, le ciabatte, la camicia, la giacca, sei ordinato? Non sono così tanto pignolo da essere super ordinato. Sono ordinato nella normalità. E la mia pignoleria intendo nelle cose da fare. Tipo per esempio se mi devo mettere a fare, ad appendere un lampadario, devo stare lì a prendere le misurine, le cose, ci metto un giorno a mettere. Invece mio padre era molto pratico, non ho preso proprio da papà mio, padre idraulico, ma era pratico, tipo faceva un impianto di riscaldamento in mezza giornata. Io è capace che ci metto un mese a fartelo, te lo faccio bene, non è quello, però ci metto un mese, sono troppo precisino. E non vedi il capello? Ammappa davvero però, ma neanche dal barbiere, ma te li fai tu queste cose? Allora, quando esco dal barbiere, io devo tornare a casa a rifarmi la pettinata come dico io. Cioè, purtroppo è il mio difetto, che devo fare? Beh, vabbè, non è un difetto, a te piace essere perfetto, diciamo, no? Così. Un mio cliente, quando mi vede, dice tu sei di altri tempi, non dovevi stare in quest'epoca, tu dovevi nascere in un'altra... Ma sono proprio... Ma non c'è un capello spostato, sono tutti all'insù così, poi di fianco... Allineati. Di fianco pelato, poi invece qua... Ciuffone. Ti piace così? Ti sei ispirato a qualcuno, a qualche cantante, qualche attore? Dai, molti a qualcuno, molti a qualcuno mi prendono assomigli, in giro, di la verità. Molti mi prendono in giro, dicono, è arrivato Bobby Solo, è arrivato Elvis Presley, magari, dico, no, non mi sono ispirato, è che mi piace vedermi sistemato, ordinato. Sistemato, l'orologetto, il braccialino, l'anellino, bello, tutto perfetto, bravo. Grazie. Grazie a te per essere venuto, Christian. Grazie a te di avermi veramente ospitato. Da Nazionale Salotti, i tuoi sogni si arredano. Vieni a trovarci nel nuovo showroom in Via Lecce, chilometro 3, a Campi Salentina.